certo, certo che questi armigeri aldobrandeschi dovevano fare tutti questi scalini per arrivare in cima, naturalmente, e poter visionare se c'erano dei nemici all'orizzonte. Dico bene? Esatto, buongiorno. Allora, ci troviamo a Roccalbegna. Il vento è dovuto al fatto che non è che sia tramontana o libeccio, ma che siamo molto molto alti, perché siamo sul cucuzzo della montagna, vero? Sì, esattamente. Ci troviamo a Roccalbegna, sul fianco meridionale del Monte Labbro. Sotto di noi si possono vedere le due bellissime riserve naturali del WWF di Rocconi e di Pescinello. E vediamo questo paesino che è dominato dalla rupe alle nostre spalle. Roccalbegna. Roccalbegna, con due fortificazioni principali che sono questa, la Rocca Aldobrandesca, e dall'altro lato il Cassero. E si intravede da qui la cinta muraria di epoca precedente ai senesi, che però è stata restaurata con il dominio senese, quindi a partire dal 1002, con due torrioni quadrati nel mezzo. È molto interessante da qui il panorama, perché si può vedere molto bene la mappa della città e si vede come in effetti sono proprio due epoche storiche sovrapposte, perché c'è il primo nucleo del paesino di epoca probabilmente longobarda, quindi antecedente al 1000, forse anche all'800 d.C., che si vede praticamente da lì dove c'è quel campanile, che è la pieve del Santissimo Crocifisso, che oggi è un oratorio, però all'epoca era il primo nucleo della città. Da lì si vede come la cartina, diciamo le strade, sono tutte organizzate in maniera ovviamente scomposta, come si sviluppavano allora intorno a una piazza principale, alla fortificazione principale. Invece vediamo proprio la netta differenza con quest'altra parte della città, che è fatta proprio con Righello e la squadra, perché sembra proprio fatta, vediamo le linee sono perfettamente parallele e perfettamente squadrate. Questo perché quando Roccalbegna è passato dagli aldobrandeschi al dominio dei senesi, sotto il governo dei Nove, Siena deliberò di costruire 40 nuove abitazioni nella città, perché voleva far popolare il territorio per farne appunto un avamposto della potenza senese. Complimenti Valeria, se vogliamo ricordare che tu rappresenti anche una società. Love Maremma, noi ci occupiamo della promozione turistica del nostro bellissimo territorio e di farlo conoscere in tutto il mondo. Bravissima, poi siamo immersi in una flora meravigliosa, guardate questi alberi, si passa dai colori meravigliosi del castagno fino al faggio, agli abeti, e tra l'altro ci troviamo proprio in un parco naturale. Esatto, infatti questo posto è molto amato dagli ecoturisti e non solo, perché si possono fare delle bellissime passeggiate di trekking e lungo le gole dell'Albegna, che è questo fiume, ci sono anche moltissime cascate naturali, delle pozze dove si può fare anche rafting in alcuni periodi dell'anno. Precisiamo che anticamente nell'alto medioevo, longobardi e via di seguito, preferivano i luoghi molto alti, soprattutto per difendersi, certo, e soprattutto perché quelli bassi erano sempre oggetto di saccheggi, briganti, e poi non in questo caso. E non c'erano ancora le bonifiche. La palude. E non c'erano neanche tutte paludi. Ecco perché sempre in alto, sempre in alto. Adesso invece andiamo a scoprire qualche altra cosa. Esatto, perché non potete andare via da Roccalbegna senza vedere l'importantissimo crocifisso, amatissimo da tutti gli abitanti. Andiamo. Siamo all'interno della chiesa del Santissimo Crocifisso, qui accanto a me ho un rocchigiano doc, Luciano Giusterini. Allora, ci parli di questo crocifisso che è alle nostre spalle. È un crocifisso di Luca di Tommè, scuola senese, intorno al 1003. A cui i rocchigiani sono particolarmente devoti, perché nel 1855 accadde una pestilenza. Devotissimi direi, perché il Santissimo Crocifisso a Roccalbegna non c'è di più. Tutti i roccheggiani vengono a settembre perché devono venire alle feste del Santissimo Crocifisso. In quanto, allora lo dico io, che nel 1855 praticamente i roccheggiani che vennero purtroppo, ahimè, colpiti da una pestilenza, si rivolsero al Crocifisso e accadde il miracolo. Questa pestilenza sparì. Portarono il Crocifisso in processione, tutti scalzi come devozione, e chissà, insomma, passò. E passò. E io passo oltre, la ringrazio naturalmente per la sua cortesia, il nostro percorso continua.
Lucia, siamo, gli altri lo chiamano orto, qui lo chiamano il giardino delle erbe, sì, del ristorante La Grotta, vero Lucia? Sì. Perché? Perché qui coltivi delle erbe eccezionali, ci fai qualche esempio? Sì, diciamo che coltivo tutte le erbe che utilizzo nella mia cucina. Qui abbiamo, vabbè, le classiche toscane, salvia e rosmarino, poi abbiamo il basilico, la maggiorana, l'elicriso, il timo. E poi abbiamo l'origano, la salvia ananas e poi il prezzemolo. Ecco, io vorrei qui accanto a me Emilio Guariglia, che tra l'altro sarà colui che andrà a giudicare, commentare i tuoi piatti che realizzeremo in corso d'opera. Ciao Emilio, come va? Ciao. Giornalista del Tirreno, è bene precisarlo. Ecco, quando un luogo come questo ha la possibilità di cogliere materialmente delle erbe e portarle in cucina, è un grande vantaggio. È un vantaggio straordinario, non solo per i sapori che si possono appunto degustare, che sono straordinari, ma anche per il mondo che si spalanca dietro i nomi di tutte queste erbe fantastiche e spesso e non sempre usate. Ecco, questo territorio è ricchissimo tra l'altro di prodotti legati alla natura, qui siamo immersi nella natura. Questo territorio è un territorio antico, perso nel nulla e al tempo stesso nell'incanto sia dei paesaggi che degli insediamenti umani, è un luogo fantastico. Sarebbe bellissimo che chi ci guarda in questo momento potesse sentire il profumo che c'è in quest'orto, che è qualcosa di straordinario. Allora, noi utilizzeremo il prezzemolo in occasione di un piatto quale? Dei tagliolini di farina e castagne del Montamiata con i porcini. Quindi tu preparati, noi andiamo a cogliere. Materialmente, vai, andiamo a coglierlo. Tra l'altro siamo immersi qui e contornati dalle rocce, queste rocce che sono un elemento del panorama quasi imprescindibile, e c'è un detto che dice rocca... No, se il sasso scrocca, Dio la rocca. Ecco, vuol dire che attenzione, ogni tanto qui qualcosa scrocchia. Allora, prendiamo il prezzemolo, qui ci sono anche delle bellissime zucche, ecco. Allora, due ciuffetti, per le mettiamo nel cestino e andiamo di conseguenza in cucina a realizzare, ricordiamolo ancora una volta, i tagliolini di farina e castagne e Montamiata con i porcini. Andiamo! Sono con Daniela Zamperini, giovane allevatrice dell'agnello del Centro Italia IGP. Intanto, da quanto tempo si occupa di agnelli? Io sin da bambina seguivo i miei genitori in questa attività e l'ho sempre fatto con passione. È da 10 anni che lo faccio proprio di lavoro. La tua azienda dove si trova? In quale comune? Nel comune di Roccalbegna. Senti, quanti sono i capi? Circa 200. Senti, ma è questo allevamento, un allevamento brado? Sì, praticamente quasi tutti gli allevamenti nella nostra zona sono bradi e praticamente gli animali pascolano liberi e praticamente si sfrutta le risorse foraggere che ci sono nelle varie stagioni, le erbe sono molto buone. Fammi qualche esempio, cosa mangia l'agnello del Centro Italia in questa zona? L'agnello principalmente si nutre del latte della madre, però le mangiano anche erba, ghiande, frutta, tipo in questo periodo ci sono delle pere selvatiche o altri frutti che si trovano. E infine parlami del tuo sistema di gestione. Io ho questo allevamento semibrado, diciamo, perché di notte devo comunque ricoverare i greggi all'interno di recinti per via anche delle predazioni, o comunque devo comunque rimetterli in inverno quando piove o il tempo fa freddo. Predazioni, a parlare di predazioni, perché da queste parti che cosa c'è? C'è anche il lupo? Sì, sì, c'è il lupo, quindi ci dobbiamo adeguare e cercare di limitare i danni. Grazie a Daniela Zamperini, ne sappiamo di più, ancora di più, dell'agnello del Centro Italia IGP. L'Albegna scorre silenzioso, la rocca, che poi è il cassero, domina questo meraviglioso luogo, ecco perché si chiama appunto Roccalbegna. Appunto, l'abbiamo svelato così grazie alla nostra Lucia Lorenzoni, che è titolare di questo bellissimo luogo, che è il ristorante, pizzeria La Grotta. Perché La Grotta? Perché proprio all'interno del ristorante c'è un anfranto, proprio La Grotta, dove tra l'altro voi in periodo estivo proponete i vostri piatti meravigliosi ad una temperatura gradevolissima. Sì, perché c'è intorno ai 16 gradi stabili d'estate. Non ho nemmeno bisogno del condizionatore. No, assolutamente. Vero? Sì, sì. Okay.
Allora, il piatto di oggi, il titolo. Allora, oggi facciamo dei tagliolini di farina di castagne del Monte Amiata con porcino e pepe rosa. Bene. Allora, intanto mi sembra i porcini sono andati molto bene. Sì. In alcune zone, le castagne. Se Dio vuole, dopo il problema della cosiddetta Vespa cinese, hanno preso la lambretta e hanno risolto il problema. Okay. Dopo questa battutaccia, ricordiamo gli ingredienti esatti. Allora, vai, per la pasta. Per la pasta, per fare questa sfoglia, ci vuole la farina bianca. 00. Anzi, meglio 0. La farina di castagne. In che proporzione? Diciamo 3 e 2, quindi 3 etti e 2 etti. Poi la classica sfoglia con 5 uova, e poi un pizzico di sale e l'olio locale. Bene, questo oggetto che cos'è? Allora, questa è una chitarra. Questa, non possiamo suonarla per motivi di spazio. E questa è, diciamo, la classica chitarra abruzzese, più o meno, insomma, per gli spaghetti alla chitarra. Con la quale fanno gli spaghetti alla chitarra e tanti altri piatti. Però noi l'abbiamo voluta invece utilizzare per un prodotto che si ispira alla nostra tradizione. Benissimo, allora... Quindi, poi c'è l'olio naturalmente delle nostre zone, sì. Io direi a questo punto di fare spazio perché so che dovrei tirare la pasta. Certo, vai. Certo. Adesso. Ed è un'azione molto importante perché l'aspetto manuale qui in questa circostanza diventa determinante. Sì. Allora, le uova. E poi tra l'altro questa va fatta al momento. Allora, non può essere fatta prima. Guardate perché questo è spettacolare. Ed è secondo me un cardine fondamentale del concetto di vetrina toscana, perché vetrina toscana, oltre che invogliare i vari addetti ai lavori, e quindi mi rivolgo ai cuochi, agli chef, ai ristoratori, ai titolari di botteghe chiaramente specializzate nei prodotti del territorio, è anche quello di far vedere che quanto la manualità e la tradizione sia determinante e fondamentale nello sposare questo concetto di vetrina toscana. Perché qui stiamo realizzando letteralmente una pasta fatta in casa, come si diceva una volta, vero? Certo, questa è fatta al momento. Al momento. Perché quindi, no? Perché essendoci la farina di castagne non possiamo farla prima perché si spezzerebbe. Anche quindi, se so che tu nel tuo menù hai una delle caratteristiche fondamentali, oltre che proporre i prodotti del territorio, anche utilizzare le cosiddette paste fatte in casa. So che utilizzi anche, per esempio, l'abbiamo mangiata qualche istante fa, sì, la pasta con... Con la farina di ortica. Con la farina di ortica. Oppure anche di spinaci selvatici. Guardate che bello! Ecco lo spaghetto! Ho preso la chitarra. Ora io suono. C'era una canzone che facevo insieme così, no? Va bene, adesso. Fermiamoci lì, anche per problemi meteorologici non vorrei che arrivasse una perturbazione dalla penisola iberica, visto che c'è una bella giornata, e proseguiamo. Allora, proseguiamo, infariniamo perché tende un pochino a attaccarsi, quindi infariniamo bene, tiriamo così, non troppo sottile, eccola, però nemmeno troppo alta, insomma questo va un po' a gusti. Ecco, per il momento noi ci siamo concentrati nella realizzazione della pasta, non abbiamo ancora parlato del cosiddetto sugo di accompagnamento, sì, nella salsa, o certo, definite voi. Ecco, quindi attenzione, questo adesso li mettiamo praticamente a bollire. Sì, questi adesso aspettiamo perché dobbiamo prima cuocere il fungo. Benissimo, poi realizzare il sugo. Tre minuti, cioè al momento che vengono a galla le saltiamo nei nostri funghi. Allora, mettiamoli in posizione, quindi, qua per il momento, opla, prendiamo il fungo e cominciamo a realizzare il sugo di accompagnamento. Sì. Ci vuoi intanto anticipare gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono naturalmente il porcino, il nostro olio, il pepe rosa, aglio, un pochino di peperoncino, sale e prezzemolo. Prezzemolo è importante perché gli dà una fragranza tutta particolare. Molto interessante, ecco, questo porcino, guardate, con queste lamelle meravigliose. Vai! Allora, prendiamo il nostro olio. Adesso ci giriamo e andiamo a inquadrare, eccolo qua, mettiamo il fornello e la padellina dove la nostra bravissima Lucia Lorenzoni realizzerà questo piatto, o meglio, soprattutto il sugo di accompagnamento a questi tagliolini eccezionali con, sì, la farina di castagne. Prego! Allora. Vai! Siamo tutto orecchi. Scaldiamo leggermente e procediamo con l'aglio, un pochino di aglio tritato. Stiamo facendo una piccola acrobazia
per quanto riguarda la ripresa televisiva. Poi mettiamo un pochino di pepe rosa, magari lo schiacciamo un pochino. Bene, quindi aglio, pepe rosa schiacciato. Poi naturalmente diciamo il pepe rosa gli dà una punta particolare a questo piatto. Poi mettiamo qualche pochino di peperoncino, poco. Quindi decisamente piccante. Sì, poco, pochissimo, che gli dia un po' di interesse col fungo. Ma io sono un appassionato del piccante, mi piace. Volevo rafforzare il concetto, invece in questo caso è delicato. Questo rumore non è un trattore, ma è semplicemente la padella che viene sfregata. Al momento che vediamo che l'aglio inizia a sfrigolare, mettiamo i nostri funghi. Ecco. Va bene? Bene. E adesso quanto dovrebbe intercorrere? E adesso ci vuole 5 minuti, mettiamo un po' di sale nei nostri 5 funghi. Minuti soli? 5 minuti. Ecco, ci sono altri ingredienti che entreranno in gioco nel frattempo? No, nel frattempo no. Quando spadigliamo, mettiamo il nostro prezzemolo. Bene. Nel frattempo possiamo mettere la pasta a bollire? Mi fanno cenno dalla regia. Nel frattempo, ecco qua. Azione. La nostra pasta. Ecco la qua. Mettiamo. Andiamo a vedere la pasta, la vai Bob. Dalla chitarra. Eccoli i tagliolini. Ecco i nostri tagliolini. Passati chiaramente nella chitarra, che entrano a bollire in acqua. In questo caso, ecco anche qui, quanto ci occorrerà? Il tempo che vengono a galla. Bene. Proprio facciamo una magia. Una girata. Bene, Lucia, facciamo una magia. Lucia, facciamo una magia. 1, 2, 3. Ci siamo. Allora, scoliamo naturalmente i tagliolini. Li facciamo saltare all'interno della padella, come vedete. Un pochino di acqua di cottura. Sempre molto l'acqua importante. Di cottura, perché fa la cremina. Certo. Vero? Certo. Mettiamo anche un pochino. Vedete, questi sono i cosiddetti trucchi. Ramaiolo. Che noi cerchiamo di svelare. Ramaiolo. Il ramaiolo. Prendo solo. Eccolo qua. Giriamo. Sì, saltiamo. Benissimo. Ci siamo. Bellissima l'inquadratura. Okay. Mettiamo il nostro prezzemolo. Prezzemolino, che è il tocco finale? Sì, che è importante, perché gli dà gli dà freschezza, una freschezza. No, perché è un sapore dà. Proprio. Dobbiamo precisare che gli dà. E ci siamo. Impiattiamo, mettiamo un'altra pochina di acqua. Bene. Molti si chiedono come riesci a portare l'acqua con questo. Ma è tutto un trucchetto. No, perché perché mi regolo bene con quel. Scusate, abbiate pazienza. Se uno a casa dice come farà, eccoci qua, e possiamo più che portare l'acqua, delle goccioline, diciamo, delle goccioline che però sono importanti. Sì. Allora, ecco, vi qua posso dire e garantire che dopo lo svenimento del nostro regista che ci sta davanti dal profumo che emana, è qualcosa di spettacolare, veramente. Allora, eccolo qua, vediamo ecco un po' qua se Bob ce l'ha proprio piena. Eccola qua l'inquadratura. E allora, attenzione. Noi del ristorante La Grotta di Roccalbegna, provincia di Grosseto, siamo nel pieno centro della Maremma. Siamo nella condizione di ricordare il titolo del piatto e ingredienti. Vai! Allora, tagliolini di farina di castagna e dell'amiata con funghi porcini e pepe rosa. Non ci resta che andare all'assaggio. Prego! Arriviamo! Caro Emilio Guariglia, questo è il tuo momento tanto atteso, perché la Lucia ha realizzato per te dei tagliolini con farina zero e farina di castagne, e soprattutto con dei porcini meravigliosi. Poi abbiamo preso il prezzemolino dell'area, come si chiama? Nell'orto delle erbe. Nell'orto delle erbe l'abbiamo preso, e ti posso dire un trionfo di profumi e di sapori. Un trionfo di profumi, di sapori lo vediamo fra un attimo. È sempre commovente in autunno, con un caminetto acceso alle spalle, vedere il colore della castagna. Peraltro siamo in una terra, in un paese dove la castagna è regina assoluta. Credo Roccalbegna si compone anche di altre frazioni, Cana, e credo che ogni centro abbia la sua festa della castagna in autunno. E niente, che dire, i porcini, Oboletus edulis, sono sempre i porcini. Allora, vai, Emilio, vai a inforchettare. A proposito, visto che hai menzionato Cana, da Cana viene il nostro Alessio Casamatta, perché proprio ha sede lì la sua azienda vinicola, che si chiama Villa Patrizia. Ce ne vuoi parlare? Da quanto tempo esiste? Sì, allora, Villa Patrizia è un'azienda che esiste, diciamo, dal 1968. È stata fondata dai miei nonni,
Ricordi quindi... i nomi dei nonni? Quindi... Sì, certo, sono Maria, che purtroppo non c'è più, e Romeo, che invece ha la veneranda età di 88 anni, è sempre in pienissima forma. È in cantina sempre? È più spesso da Lucia a mangiare. Va bene, allora che vino ci hai portato per questi tagliolini? Oggi abbiamo portato un ciliegiolo che si chiama Alba Traia, è un vino biologico come tutti i nostri vini. E il ciliegiolo è interessante sapere che è il secondo vitigno rosso più presente in Maremma ed è ancestralmente considerato come il padre del Sangiovese, quindi geneticamente dal ciliegiolo. Che bello, questa è una notizia che per me è sconvolgente, non la sapevo. Il ciliegiolo praticamente è il papà del Sangiovese. Esattamente. È interessante, questo è sotto profilo puramente cronologico e storico. Genetico anche. Genetico, sì, benissimo. Sì, sì. Senti, e in quale zona viene prodotto e soprattutto l'invecchiamento, in quali botti? Sì, questo qui viene prodotto nei vigneti che circondano l'azienda, quindi siamo nel territorio di Cana, a 3 km da Cana, comune di Roccalbegna, siamo circa a 400 metri sul livello del mare. Come invecchiamento, diciamo, fa un invecchiamento molto moderato. Il 50% della massa viene passato in legno usando delle botti di rovere francese da 750 litri e dopo unito all'altra parte del ciliegiolo, che invece rimane più fresco in acciaio. Sembri un Vangelo, infatti praticamente a Cana mettono nelle botti l'acqua e poi a Cana diventano vino. Sì, nozze. È proprio una citazione, diciamo, molto vicina, però, da un noto bestseller, esatto, mi pare. Sì. Allora, cosa pensi di questi tagliolini? Grande morbidezza, devo dire che c'è questo tocco che aggiunge un'altra tradizione tipica della cucina toscana, questo aglio che è ricorrente. Grande la castagna dà sempre questa bella morbidezza, la pasta è una delizia, sì. Ogni tanto quando vediamo qualcuno dice no, c'è l'aglio, non lo mangio, noi toscani lo guardiamo con fare sospetto. Non solo voi toscani, anche i medici, l'aglio è una delle cose più salutari del mondo. No, appunto, ma io volevo rafforzare il concetto. Allora, mi sembra quindi assolutamente superato l'esame, anche se non c'era l'esame, di questo piatto meraviglioso. Assolutamente sì. Due parole sul vino di abbinamento? Ancora non l'abbiamo. Allora proviamo Emilio, e intanto vogliamo anche ricordare un po' lo staff. Insieme a te c'è il figlio, almeno il mio figlio che tra l'altro io gli ho chiesto prima, ti vuoi buttare in cucina? Sì, ho fatto tutta la scuola alberghiera, ma adesso mi occupo dei cocktail, vero? È vero, sì, sta occupando dei cocktail, fa dei corsi importanti. Come? Emilio. Oh, Emilio, perfetto, c'è ricorrente Emilio. Allora, cosa ne pensi del vino? Grande profumo, bel corpo, bel rosso. Allora, brindiamo a questo territorio meraviglioso. Bisogna arrivarci, bisogna avere la voglia di venirci. Ebbene, speriamo che nel nostro piccolo, nel nostro programma, ve l'abbiamo fatta venire. Che cosa? La voglia di venire a Roccalbegna. Un posto meraviglioso, un territorio stupendo, ogni angolo è da scoprire e soprattutto dei piatti ineguagliabili. Appuntamento a domani alla stessa ora. Evviva la Maremma!